per scoprire la bellezza della sua e nostra vita cristiana. E per fare questo, ogni sera abbiamo e stiamo contemplando alcuni dei suoi luoghi, luoghi belli, anche se abbiamo contemplato un carcere, delle strade impolverate. Questa sera vi voglio portare a un altro dei luoghi belli qui di Somasca, che conosciamo a memoria. È la strada che porta alla Valletta con le cappelle che raccontano in modo sintetico la vita di San Gerolamo. Potremmo considerare quasi questa strada e le cappelle come la via Crucis, ma anche Lucis, la via della croce e della luce di San Gerolamo Emiliano. E percorrendo quella strada, fermandoci alle 9:01 cappella, capire che cosa significa seguire la via di Cristo crocifisso e disprezzare il mondo. Le sue parole consegnate ai suoi compagni sul letto di morte. Tutto l'insieme che da Somasca porta alla Valletta non è stato sistemato ovviamente da San Gerolamo. Lo fecero i nostri padri all'inizio del secolo XIX, il secolo più tragico nella storia della congregazione, il secolo in cui si dovette ricominciare due volte da zero, ricontarsi, trovarsi in pochi, ma ripartire. E credo che quei pochi confratelli rimasti dopo gli eventi seguiti alla Rivoluzione francese avessero ben chiaro che dovevano partire decisi a rifondarsi sull'esempio di Gerolamo Emiliano. E allora ci hanno lasciato questa strada con queste cappelle che forse dal punto di vista artistico non sono le espressioni più belle del nostro fondatore, ma dal punto di vista pastorale sono uno degli esempi, secondo me, meglio riusciti. Vi ho detto che si tratta di un cammino alternato da 9 più 1 cappella. Ecco, queste 9 cappelle sono a gruppi di 3, indicando aspetti particolari. Partiamo dalle prime 3. Raccontano la liberazione miracolosa dalla prigionia, l'accompagnamento per mano da parte di Maria in mezzo all'esercito nemico e l'arrivo devoto a Treviso per ringraziare della liberazione. Pensare che di 10 cappelle 3 siano dedicate a questo momento potrebbe sembrarci anche troppo, tanto più che quel percorso probabilmente Gerolamo dovette farlo in 2 ore e il percorso era anche abbastanza corto, forse sui 10-9 chilometri, fatto in una notte che sappiamo anche di bel tempo, di luna piena, rispetto al resto della vita che aveva ancora da compiere, 26 anni e i tanti chilometri che macinerà a piedi per tante strade della Lombardia, del Veneto, che cosa sono? Eppure quei padri che stavano ricominciando la congregazione e l'esperienza hanno visto in quella decina di chilometri e in quelle poche ore
il cuore e la radice, perché era così e fu così per Girolamo Emiliani. Girolamo Emiliani è per noi somaschi, ma anche per chi si vuole rispecchiare nella sua vita come devoto, vederlo come esempio, potremmo considerarlo un po' come il Pietro o la pietra su cui si fonda il nostro carisma e la nostra missione. E allora queste tre scene iniziali ci aiutano a prendere coscienza su che cosa dobbiamo fondare il nostro cammino per seguire Cristo. Bene, lo fondiamo sulla prima cappella, il carcere, ossia sul riconoscimento della debolezza e del buio che accompagna sempre la nostra vita, anche se battezzati, credenti o addirittura consacrati al Signore. Il riconoscere questa debolezza è l'unico elemento che mi fa incontrare una presenza al mio fianco, una presenza forte e materna, che è quella di Maria, che mi additta, mi prende per mano, mi accompagna al suo figlio. La forza e la libertà non la trovo in me, la trovo in Dio, e mi fa scoprire la presenza operante e liberante di Dio. Ed è per questo, credo, che hanno voluto dedicare le prime tre cappelle su un totale di 10, questi pochi chilometri e poche ore nell'insieme della vita. Questi tre quadri iniziali indicano quindi tre momenti che fanno da fondamento solido ad ogni vita cristiana autentica. La mia debolezza può essere una contraddizione, ma San Paolo che ci ricorda, e nella debolezza che sono forte, perché Cristo mi prende per mano, è la presenza di Dio e dell'alleanza tra la sua grazia e la mia miseria. Veramente Dio, come dirà San Gerolamo, si vuol servire di me, di noi, poveretti, tribolati, afflitti, stanchi, perfino disprezzati, ma dobbiamo riconoscerci così, per fare cose grandi. Desidera che riponiamo in Lui tutta la nostra fede e speranza. Quindi i 9 chilometri e le 2 ore delle prime tre scene raccontano proprio questo patto d'alleanza tra Cristo e Girolamo, patto che è possibile anche ad ognuno di noi oggi, ed è in questo patto che siamo chiamati ad identificarci tutti con Girolamo Emiliano. Un patto firmato su un aspetto debole, me stesso, con tutti i difetti che ho, con il mio stesso peccato, ma ha dalla sua un'assicurazione forte, l'assicurazione che non viene mai meno, quella di Dio. Dio non manca e non abbandona, ripeteva San Gerolamo ai suoi compagni. Dopo queste tre cappelle possiamo camminare veloci e fare e macinare chilometri di grazia, di santità e di carità. Ed ecco allora le altre tre, che indicano semplicemente gli ambiti operativi nel sociale di Gerolamo Emiliano.